Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto vorrei ringraziare tutte le persone che si stanno unendo al canale. Come promesso, in questo video avrei parlato di Saturno. E per parlare di questo pianeta bisogna andare molto indietro e fare alcuni appunti per la completa comprensione di ciò che stiamo trattando. Parlando di Saturno, o anche conosciuto come il Demiurgo, dobbiamo fare un passo molto molto indietro e capire le origini. La parola demiurgo è un termine che è stato dato dagli gnostici. Ma innanzitutto capiamo chi sono, cos'è lo gnosticismo. Innanzitutto la parola gnosi significa conoscenza. Ebbene, questa filosofia di pensiero che era già nata con Platone, con Aristotele, con Socrate, portava avanti uno studio dei misteri, dei grandi misteri universali, e si studiava quello che era oltre la nostra dimensione, quindi la consapevolezza della materia e dell'energia. Pensate quanto è antica questa forma di pensiero. Un esempio di gnosticismo già al tempo la possiamo trovare in Ipazia, ecco, se volete fare ricerche di chi era. Era anche lei una filosofa, proprio sempre sotto gli studi, gli insegnamenti di Aristotele, di Socrate, che insegnava nella biblioteca di Alessandria d'Egitto. Insegnava questa nuova filosofia di pensiero che andava contro la Chiesa, se vogliamo, perché narrava di una visione completamente diversa del nostro creato, ma soprattutto spiegava alle menti già più aperte le origini della nostra creazione sotto un'altra chiave di lettura. E adesso vi spiegherò, ma finisco di raccontarvi di Ipazia. Come capite, era pericoloso per la narrativa ufficiale ed è per questo che i libri ci narrano che proprio la biblioteca d'Egitto fu bruciata e anche la stessa Ipazia. Purtroppo non rimase niente di quei testi antichi e preziosi. Fu bruciato tutto. E pare che solo alcuni testi siano ancora, diciamo, conservati, indovinate dove? Nel Vaticano, nella Biblioteca del Vaticano, rinchiusi, perché nessuno doveva sapere. Quindi capite come tutte le persone, come anche Giordano Bruno e come tanti altri, che si opponevano alla narrativa ufficiale della Chiesa, facevano una brutta sorte. Ritroviamo proprio in queste parole il racconto dei Catari, ma su questo vi farò un video specifico. Beh, i Catari erano questo popolo dell'Occitania, del sud della Francia, che in qualche modo seguivano le pratiche dello gnosticismo. Quindi, se vogliamo, quell'essenza cristica, vivere in un'umiltà veramente con la consapevolezza di chi siamo, vivere nell'amore, vivere nella pace, e portavano avanti il loro credo completamente discostante dalla Chiesa. E fu proprio per questo che
ci fu un ordine di ucciderli tutti. Fu uno sterminio a cielo aperto, qualcosa che ancora oggi è difficile da digerire. E da lì poi seguì la Santa Inquisizione, ma ripeto, di questo ve ne parlerò in un video particolare. Parte di questi testi gnostici furono proprio ritrovati a Nag Hammadi nel 1945, come vi ho detto anche in un precedente video, e in qualche modo parlavano delle origini sotto un'altra chiave di lettura. Ma cosa dicevano esattamente? Questi testi narravano di un dio minore chiamato Demiurgo, o comunque un'entità che si è voluta sostituire al creatore. Questa entità, grazie a forze energetiche in qualche modo oscure chiamate arconti, hanno in qualche modo deviato e simulato una realtà a loro immagine. Hanno creato una realtà distorta, tant'è che tutta la simbologia, in verità, come abbiamo visto anche nei precedenti video, è sacra, ma loro hanno capovolto il significato. E capite che questo è stato un danno incredibile, perché se io do energia a un simbolo che per me è buono, ma viene caricato di un'energia negativa, io andrò a dare la mia energia pura a un'essenza che in qualche modo non fa il bene dell'umanità. Perché si dice proprio che questi arconti, quindi queste energie basse, energie negative, come un virus hanno capovolto, hanno reso il nostro pianeta, passatemi il termine, grigio. Si narra che il nostro pianeta sia molto più bello, molto più vivido anche come colori. Ma loro hanno creato questa rete arcontica a loro immagine. Perché? Chi è il Demiurgo? Questo dio che ha voluto in qualche modo togliere questo, chiamatemelo, amore all'umanità. È Satana, il pianeta della morte. Pianeta oscuro, Saturno, Satana, in culti in tutto il mondo purtroppo, ci sono dei culti saturnini che se andate a vedere sono proprio la venerazione di questo, chiamiamolo, dio minore. Ma cosa possiamo dire ancora degli arconti? Sono queste energie bassissime che hanno fatto vivere la nostra umanità in una bolla, rinchiudendoci nei nostri cinque sensi, quindi non potendo utilizzare quelle vibrazioni alte che ci collegavano al tutto, alla verità. Possiamo ancora dire che gli arconti non hanno anima, non hanno emozione, e quindi sapendo questo capite anche che anche le loro azioni più malvagie non hanno emotività. Mi spiego meglio: se viene dato un comando di fare dei crimini atroci,
loro non hanno empatia, non hanno sensazione. È come compiere qualsiasi azione. Come per noi può essere camminare o mangiare. Ecco, per loro compiere delle malvagità non ha nessuna empatia, perché sono entità animiche, non hanno emozioni e viaggiano in basse vibrazioni, tant'è che loro si nutrono di queste vibrazioni. Non potrebbero stare nella nostra dimensione se non assorbissero e attingessero dalla nostra energia. E qui capite perché hanno reso il mondo così oscuro, perché comunque c'è tanta malvagità e la creano, perché hanno bisogno proprio di quella energia. E quindi parlo di paura, di tristezza, di sconforto. Loro hanno bisogno che noi proviamo questa emozione, perché è di quella che loro si cibano. Andiamo avanti e cerchiamo di capire proprio questo Dio minore come si è instaurato un po' in tutto il mondo, quindi in tutte le religioni, in tutte le istituzioni. Sin dall'antichità si credeva che il vero sole fosse Saturno, il grande pianeta, e a lui erano attribuiti tutti i grandi dei, i più antichi. Quindi sin dall'antica Sumeria, dall'antico Egitto e poi anche nei greci conosciuto come Crono, oppure poi in Italia conosciuto proprio come il dio Saturno. E come vi avevo detto nel precedente video, proprio l'Italia fu inizialmente chiamata Saturnia, e ancora oggi esistono paesi dove si festeggiano alcuni rituali antichi, ma non parlo di satanismo, parlo di ricorrenze che erano al dio Saturno, perché il dio Saturno, come il dio Crono, era rappresentato con una falce, diciamo che era il mietitore. Ma se vediamo anche il chi è che ha la falce? La morte, quindi collegato a questo pianeta della morte. Ad ogni modo si festeggiava in Italia, diciamo, il raccolto, e da lui venivano fatti i sacrifici per ringraziarlo. Come abbiamo detto, questo dio Saturno o Demiurgo era riconosciuto un po' in tutte le religioni dalle più antiche, tant'è che nell'antico Egitto era riconosciuto come Set, in quella semitica El, e nei celtici, come il Signore degli Anelli. Vi dice nulla? A lui fu anche dedicato un giorno, Saturday, il giorno di Saturno. E nei miti invece, nelle credenze elleniche, venne raffigurata come Pan, questo dio Pan. Chi era il dio Pan? Questo essere metà uomo e metà capra. Sappiamo anche che il pianeta Saturno è dominato, guarda caso, dal Capricorno, sempre questa figura caprina, ed è associato a quel pianeta controverso, oscuro, tant'è che il pianeta più lontano dal Sole.
Ma torniamo alla raffigurazione proprio di Pan, che ancora oggi proprio viene raffigurato nei culti di Saturno come proprio Satana, questa testa da caprone, racchiusa in un esagramma, quindi una forma geometrica con sei lati. Non è un caso, perché da fotografie della NASA pare proprio che guardando Saturno dall'alto abbia proprio questa forma esagonale, abbia questa raffigurazione, come potete vedere dalle seguenti immagini. Ed ora andiamo a vedere il simbolismo di questo pianeta, che poi è anche il simbolo del Capricorno nello zodiaco. Com'è fatto questo simbolo? Con una croce e una specie di arco che parte dalla croce. Dunque, se andiamo a vedere sempre la raffigurazione, come vi ho detto prima, del dio Saturno, di Crono, ha questa falce. La falce è la croce, simbolo della morte. E in più, come vi ho detto, viene definito, è stato sempre definito, il sole nero. Ed ecco qui che troviamo questo simbolo attribuito a questa entità, questo pianeta. E dove abbiamo visto questo simbolo? Ovunque. Innanzitutto, nei tempi più recenti, nelle strutture naziste, guarda caso, nelle squadre della morte, nel battaglione Azov. Un caso? Secondo me no. Ma vedremo questo simbolo anche in ambienti e in istituzioni che non dovrebbe esserci. Sto parlando dei gesuiti, ma di questo poi anche qui andrà fatto un video approfondito. Ad ogni modo, il capo dei gesuiti viene chiamato il Papa Nero, e guarda caso proprio questa istituzione ha delle squadre della morte, ovvero quei soldati tra virgolette che in qualche modo obbediscono a degli ordini di un superiore. Ma quale? Ma torniamo al nostro dio Saturno, o conosciuto anche come Crono, questo dio padrone del tempo, questo tempo illusorio che arriva proprio da loro. Loro ci hanno dato delle scadenze, loro ci hanno fatto credere che abbiamo un tempo limitato e che raggiungeremo la morte, morte che non esiste. E non ci fanno vivere il qui e ora, perché questa è la cosa importante, ma ve lo spiegherò meglio più avanti. Adesso vorrei approfondire questo discorso e concludere. Cosa sappiamo di questo dio Saturno? Come vi ho detto, conosciuto un po' in tutte le ere e in tutte le religioni, ma cerchiamo di approfondire quelle più vicino a noi. Sappiamo che era il più giovane dei titani, figlio di Urano, e in qualche modo, per non passare il suo potere, la sua forza ai figli, si mangiava gli stessi, proprio così.
Quindi dei bambini erano sacrificati. Vi dice nulla questo? E sempre questo Dio, chiamiamolo così, trovò in qualche modo, diciamo, rifugio nella città eterna, a Roma. Ecco perché venne chiamata Roma Saturnia. Infatti, proprio nell'Apocalisse si narra Babilonia è caduta, ma si riferisce non all'antica Babilonia, ma a Roma. A Roma, dove lì sono in qualche modo hanno preso radice questi culti saturnini. E come vi ho detto prima, da lì tutto poi si è amplificato, ma come in altre religioni, ad esempio, anche Shiva è identificato proprio come Saturno, come questo dio ostile, questo dio comunque che punisce. In conclusione, abbiamo capito che il demiurgo non è nient'altro che questo dio Saturno, che come Moloch, come Baal, come Nimrod, parliamo sempre delle stesse entità, alla fine identificato come queste energie basse create da un dio minore, e queste energie, per fare in modo di entrare nella nostra dimensione, diciamo che usano delle persone ibride, hanno creato queste elite per portare avanti il loro disegno malvagio, il loro disegno di morte, di possessione. In conclusione, cosa possiamo dire? Che queste forze oscure, questi dei minori, si sono identificati con la figura, come abbiamo visto, del toro, con la figura del gufo e con la figura del caprino, del capro. E queste figure le ritroviamo ovunque, come vi ho detto, non per niente, proprio a Roma c'è un parco giochi anomalo, potete constatare da voi se è normale e se con il sapere che avete compreso che energie attingono. Ultima cosa che potremmo aggiungere a livello di simbolismo è dire che Saturno è anche identificato con un cubo nero. Pare proprio che nelle, diciamo, speculazioni cabalistiche sia proprio il 6, il numero a lui attribuito, come il sesto giorno della settimana, Saturday, come il sesto pianeta del sistema solare e come lo stesso cubo a 6 lati, e lo vedremo più avanti, nelle sue raffigurazioni in tutto il mondo di questo cubo e anche i nomi che vengono date a alcune società. Viene detto black cube, cubo nero, nero perché è il colore di questo pianeta. E non solo il nero, viene associato anche il rosso e il viola. Guarda caso, il nero e il viola sono colori che vengono usati per il lutto, per la morte, e il rosso il colore del sangue. E vedremo nel prossimo video questi tre colori come spesso li ritroviamo dove? In molte vesti formali e quali anche istituzionali, ma lo vedremo nel prossimo video perché come vedete ci sono molte cose da raccontare. Per il momento mi fermo qui, ripeto
Quello che sto dicendo non vuol svuotare nessun credo, ma cercare di avere un'altra prospettiva, un altro punto di vista. Nel prossimo video approfondiremo il Black Cube e tutto il simbolismo legato al culto saturnino. Per il momento mi fermo qui. Vi invito ad iscrivervi, a cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video. Ed io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.